secolo. Ma quindi se è di proprietà della Banca Centrale Europea e abbiamo visto prima che con questi 600 miliardi di euro... Una domanda, scusate, no, non capisco, scusate, ma cosa significa essere il proprietario dell'euro di preciso? Posso rispondere dopo, perché sennò perdo il filo. Allora, facciamo conto quindi che questi 600 miliardi di euro che controllano la gestione degli scambi e gli interscambi nell'arco dell'anno all'interno dell'Italia, no? E che quindi producono poi nel suo insieme di scambi circa 1.500 miliardi di fatturato annuo Italia, vuol dire, visto salvo i 250-300 miliardi del nero, che per cui vale una forma cloud, un po' nebulosa, un po' così, allora vuol dire che tutto quello che è prodotto all'interno dello Stato italiano viene contabilizzato attraverso la valorizzazione di questa moneta. Quindi questa moneta contabilizza tutta la produzione e le risorse che vengono prodotte all'interno dello Stato italiano. Quindi vuol dire che tutto quello che viene prodotto dallo Stato italiano viene, diciamo, tassato attraverso questa moneta che prendiamo in prestito e che ci viene fatta pagare. Non so se è chiaro il concetto. No, io non riesco più a seguire. No. Allora, aspetta, che concludo e poi li spiego. Sì. Quindi è come se noi tutto quello che viene prodotto venisse acquisito, perché poi la quantità di valore prodotto, ritorniamo all'origine, la quantità di valore prodotto è contabilizzata e è quantificata da questo valore, dall'emissione del denaro. Facciamo conto, perché vedi bene. Cioè, scusami, tu non stai parlando dell'euro, perché l'euro in realtà non contabilizza la... Allora... Stiamo parlando anche, distinguiamo, cioè penso che... No, capiamo cosa... Allora, noi stiamo parlando di moneta emessa, allora, stiamo escludendo tutta la moneta elettronica. Ricomincio da capo perché è complicato. Cioè tutta la parte di moneta elettronica, di scritture... Non confondete, aspetta un attimo. Allora ricomincio da capo. Facciamo conto, facciamo un esempio così si capisce un po' meglio. Facciamo conto che tutto il prodotto che viene prodotto in Italia, allora abbiamo detto, riponiamo il principio, abbiamo detto in Italia tutto viene contabilizzato con l'euro, ok? E l'euro, come tutte le monete, è l'unità di misura del valore prodotto dal lavoro di ciascun italiano, ok? Ci siete? Il valore del lavoro prodotto da ciascuno di noi viene misurato con una quantità di euro. Ok? Mi seguite? Uno va a lavorare, fa la babysitter, gli danno 6 euro all'ora. Ok? Uno va a fare l'idraulico, gli danno 20 euro l'ora. Va a fare il professore, gli danno 1 euro l'ora, no? È chiaro, lo scienziato, no? Non c'è il barato, non c'è il no, è chiaro, ok. Allora, è chiaro il concetto? Cioè tutto quello che noi valiamo viene quantificato in euro. O fai il libero professionista, o fai l'imprenditore, o fai l'altro, comunque in qualche modo viene quantificato il tuo lavoro attraverso il tuo lavoro, l'unità di misura del lavoro e della quantificazione di questo lavoro viene misurata in valore che è misurato con l'euro, ok? Quindi se i 1.500 miliardi di euro prodotti in Italia vuol dire che tutti quanti abbiamo prodotto una briciola di questo prodotto, abbiamo contribuito tutti, ok? Quindi se tutto quello che noi abbiamo prodotto viene misurato in questa moneta che ci viene data in prestito e questa misura del valore è tutta di proprietà della Banca Centrale Europea, come ci hanno detto fino ad oggi, l'euro, hanno detto, è di proprietà della Banca Centrale Europea, così ci dicono i nostri governanti, ok? Ecco,
allora interviene la domanda di suocera, che intende di proprietà. Quindi vuol dire che tutto il nostro prodotto, che è misurato in euro, è tutto della Banca Centrale Europea. Quindi noi non lavoriamo. No, noi siamo in debito. Lavoriamo con la banca. Allora noi lavoriamo con la banca. Quando ti viene, allora tu devi stare attento, dovete stare attenti a quello che viene scritto. Allora quando ti viene, qui c'è uno in banca, c'è uno che lavora, ha lavorato in banca, quando ti viene versato sul tuo conto in euro, se tu vai a leggere non ti viene detto accreditato, ma addebitato in euro. Perché? Perché tu vieni addebitato di quel quantitativo là. Capito? Quindi tu noi siamo ormai ridotti nella condizione che siamo talmente schiavi che non riusciamo manco più a capire che cosa ci viene detto. E perché viene fatto soprattutto. Ma io in parte lo capisco. Eh? Io avevo lo stipendio tassato, quindi mi levano i soldi delle tasse, no? Poi quando vado a comprare le cose mi pago un'altra volta le tasse. Certo. Cioè questo non ho mai capito questa cosa. Fatemi finire il discorso, poi parliamo. Ancora due minuti. Ancora due o tre minuti. Allora, massimo. Quindi da una parte avevamo la lira che veniva convertita in oro, e anche fino al 2001 comunque c'era una forma di possesso, di titolarità del possesso al portatore, perché sulla lira fino all'ultimo, fino al 31 dicembre del 2001, c'era scritto pagabile al portatore e aveva, e qui poi dopo entriamo in quest'altro discorso, ma lo faremo poi dopo, sul concetto di titolo e sul concetto di titolo al portatore e sul concetto di banconota di moneta. Ma soprattutto vi faccio subito rilevare che l'euro non è un titolo. Mentre la lira era un titolo, l'euro non è un titolo. E infatti non c'è scritto. Infatti non c'è scritto niente. E questo la dice lunga sulla responsabilità giuridica. E poi ne affrontiamo dopo. Ma volevo finire il concetto. Quindi, allora, da una parte abbiamo la lira, che era di chi ce l'aveva in tasca, a tutti gli effetti giuridici, di legge, di qualunque profilo vogliamo andare a esaminare. E dall'altra invece abbiamo l'euro, che è di proprietà della Banca Centrale Europea, come ci dice la nostra cara, i nostri cari parlamentari, i nostri cari governi. Allora, io faccio una riflessione e poi vi chiedo di dare una risposta. Allora, se io ho un bene, ho creato un plus valore che è solo mio, come quando ho in tasca le mie 100.000 lire, come dicevamo prima, è giusto che io su quelle 100.000 lire che sono in tasca a me, io debba contribuire attraverso l'articolo 51, no, della propria capacità contributiva al benessere comune. Viceversa, se quello che io ho in tasca o in banca è di proprietà della Banca Centrale Europea, chi è che deve pagare le tasse? Me lo dite? Se non si chiarisce la sua domanda, non... Cioè io pure... C'era un'altra volta e quindi forse ho perso qualche cosa. Però dico, quando io avevo in tasca 100.000 lire, quando c'è stato il cambio e le 100.000 lire erano mie, ed erano convertibili in oro ed erano italiane, certo. Erano della Banca d'Italia, certo. Il valore era italiano. Certo. Quando ho portato le 100.000 lire mi hanno dato il controvalore in euro, in quel momento l'Italia ha perso tutta la proprietà della sua... Aspetta, no, di più, certo. Allora prima eravamo possessori di X miliardi di lire, no? Vabbè, non entriamo nel dettaglio troppo perché eravamo possessori. Dopo siamo diventati debitori. Allora, però... È forte.